cuore. Ciao, benvenuti a speciale Guerre Puniche 2, Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Spero che vi sia piaciuta questa nuova sigla che fa d'apertura a questa serie di episodi di podcasting destinati a fornire brevi pillole sulle ragioni dell'esistenza e detonazione delle Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Climate Change Wars Mediterraneo 2050. Questa puntata parleremo della guerra fredda del XX secolo, che era un processo che avrebbe potuto escalare in una World War III del tipo Patto di Varsavia contro NATO. Nel mondo multipolare del XXI secolo detoneranno altri processi bellici, delle guerre puniche di XXI secolo ed una probabile World War III in Asia, a causa dei danni da cambiamento climatico e della sovrappopolazione sul pianeta Terra. Se volete espandere il tema, il link della bloggata lo trovate in descrizione. Dunque, andiamo con ordine. Il secolo precedente, dal 1900 al 1999, lo potremmo suddividere in guerre degli stati nazionali, dai primi del 1900 sino al 1945, escludendo il 1945, quindi 45 anni. Guerra fredda, mondo bipolare dal 1945 fino al 1991, 47 anni. Inizio della breve fase unipolare del all'interno del XX secolo, quindi fase unipolare con la presenza della superpotenza degli Stati Uniti. Dal 1992 al 1999, con estremi compresi, quindi 8 anni. Un secolo, quello del XX secolo, che è stato spaccato a metà tra guerre di stati nazionali e guerra fredda. Soffermiamoci a parlare appunto della guerra fredda, il periodo più pericoloso in cui l'umanità ha rischiato l'estinzione, se la guerra fredda fosse escalata in una vera guerra atomica tra Patto di Varsavia contro NATO. La terza guerra mondiale nel XX secolo sarebbe durata circa 30 minuti, al massimo 45 minuti, forse non più di un'ora. Poi un inverno nucleare si sarebbe spalmato sull'emisfero boreale, il sottoprodotto appunto dell'olocausto nucleare. La cosa però non si sarebbe fermata qua, perché a causa della circolazione atmosferica anche l'emisfero australe sarebbe rimasto avvelenato dalle radiazioni dell'inverno nucleare. Se volete espandere questi temi, il link ovviamente li trovate come due ebook, due libri praticamente da comprare, linkati in descrizione. Dunque, è sempre stato chiaro a tutti sulla Terra, dal 1945 sino al 1991, estremi compresi, appunto, che il mondo all'epoca era bipolare, NATO contro Patto di Varsavia. Il rischio di una terza guerra mondiale era reale, tanto che si può dire che dentro quel periodo storico durato 47 anni, con le informazioni disponibili in quel contesto storico, tutto il mondo sapeva che la terza guerra mondiale esisteva come un concreto rischio ed una reale possibilità. Perché si sarebbe combattuto la terza guerra mondiale? La guerra di Corea 1950, nel 1953 la rivoluzione cubana ma gestita dalla CIA, l'invasione dell'Ungheria 1956, l'invasione della Cecoslovacchia 1968, l'invasione dell'Afghanistan 1979, i fondi russi ai partiti comunisti in Occidente per fare disinformazione e preparare il contesto di un'invasione dimostravano l'aggressività del Patto di Varsavia verso Ovest. Il blocco sovietico voleva spargere il comunismo nel mondo, la sua strategia era di dividere l'Europa dagli Stati Uniti d'America, attaccare una nazione europea alla volta applicando il dividi ed impera. Chi poteva combattere la terza guerra mondiale? Il mondo dal 1945 al 1991 era bipolare, Patto di Varsavia contro NATO, non c'era nessun altro player mondiale del calibro delle due superpotenze Stati Uniti ed Unione Sovietica, URSS. Dove si sarebbe potuto combattere la terza guerra mondiale?
in Europa con un'invasione convenzionale, in Europa con un attacco missilistico sovietico, negli Stati Uniti con un preemptive attack con submerger launched ballistic missile sovietici, nel Golfo Persico bloccando il flusso di petrolio all'Occidente, in Israele contro gli stati arabi filosovietici, nell'Oceano Atlantico e Pacifico e Polare predisponendo i sottomarini SSBN per un attacco preventivo o un counter strike, nell'aria con bombardieri strategici, eccetera. Come si sarebbe potuto combattere la Terza Guerra Mondiale nel XX secolo? Durante il periodo della Guerra Fredda, con mezzi tattici di terra, di aria, di mare, con servizi satellitari, con armamenti strategici di mare e di aria, soprattutto un lancio massivo di missili ICBM, missili a gettata intermedia IRBM, oppure missili lanciati dai sottomarini SLBM e bombardieri con bombe, missili da crociera a testata nucleare. Ecco, sarebbero stati tutti mezzi in cui l'escalation si sarebbe trasformata in un olocausto nucleare che sarebbe durato non più di 60 minuti. Quando si sarebbe potuto combattere la Terza Guerra Mondiale? Quando l'URSS avrebbe attaccato con mezzi convenzionali o con mezzi strategici? La risposta NATO avrebbe dovuto essere lanciata dopo la mossa sovietica, ma prima che la mossa sovietica avesse prodotto impatti negativi sulle forze NATO, in modo da avere una difesa ed una deterrenza efficace. Nel periodo 1945-1991 il rischio di Terza Guerra Mondiale era reale. L'eventualità di una terza guerra mondiale esisteva, le ragioni erano ideologiche, inerenti al confronto tra due sistemi economici diversi, economia collettivista contro economia di mercato. Sino a quando l'economia collettivista fosse stata in vita, la guerra d'invasione sarebbe stata una concreta possibilità. Sarebbe stata concreta anche una guerra scatenata per collasso dell'economia pianificata, voluta da politici sovietici irresponsabili che prima di veder collassare il proprio sistema di potere, avendo perso la guerra fredda, avrebbero potuto innescare un attacco preventivo come ritorsione del collasso economico sovietico. La Terza Guerra Mondiale nel periodo da 1945 al 1991 era unica, ossia per ogni patto iniziale di detonazione, un'invasione convenzionale dell'Europa da parte di forze di terra e di aria sovietiche, un attacco missilistico o aereo sovietico contro basi militari europee, seguite da un'invasione convenzionale dell'Europa, un attacco preventivo sovietico con missili lanciati da sottomarini sovietici contro parte dell'arsenale nucleare americano, oppure un attacco preventivo sovietico con missili nucleari lanciati dai sottomarini sovietici contro metropoli americane ed europee, oppure un attacco preventivo sovietico con missili ICBM o missili a gettata intermedia IRBM contro basi militari americane sul suolo americano e basi militari in Europa, oppure un blocco navale russo nel Golfo Persico per interrompere il flusso di petrolio all'Occidente, eccetera. Ecco, confronto militare e le azioni cinetiche sarebbero sempre scalate rapidamente dentro a un olocausto nucleare. Terza guerra mondiale nel periodo 1945-1991 era stabile, proprio perché i contendenti erano solo due, ed entrambi i contendenti erano gli unici ad essere armati con armi nucleari, tattiche strategiche. Qualsiasi fosse stata la causa dell'innesco del confronto militare, patto di Varsavia contro NATO, la dinamica cinetica poi sarebbe rapidamente scalata in un olocausto nucleare. Le cause del disinnesco della Terza Guerra Mondiale erano semplici, doveva essere evitato ad ogni costo, quindi con una utilità della linea, di una linea di comunicazione diretta tra Stati Uniti ed URSS, in Unione Sovietica, quindi doveva essere, diciamo, evitato ad ogni costo un confronto militare diretto tra USA e Unione Sovietica, doveva essere evitato ad ogni costo un confronto militare diretto tra un paese NATO ed un paese del patto di Varsavia. Sinché nessuna forza militare varcava la cortina di ferro, la pace sarebbe stata mantenuta. Israele fu dotato dagli Stati Uniti d'America di armi nucleari tattiche in modo da renderlo capace di difendersi da sé, evitando che il patto dell'invasione di Israele da parte dei paesi arabi filo sovietici
avesse potuto trasformarsi in un'invasione di terra del Medio Oriente con un blocco del flusso di petrolio ai paesi occidentali. Per la stessa ragione l'Arabia Saudita fu riempita di aerei carri armati e qualche bomba atomica tattica per scongiurare un'invasione di terra dei paesi arabi filorussi. Cosa è possibile dire sul XXI secolo alla luce della metà del secolo del XX secolo in cui è durata appunto la guerra fredda? Ecco, oggi nel XXI secolo il contesto mondiale è diverso. Il mondo è multipolare, sovrappopolato, sempre più piegato da cambiamento climatico, con una proliferazione nucleare tattica in Asia ed una rincorsa agli armamenti in Asia. L'Europa ancora non ha ancora compreso che la bomba demografica africana nei prossimi decenni si trasformerà in una seria minaccia militare al nord-est Africa e all'Europa stessa. Perché si combatterà nella terza guerra mondiale del XXI secolo? Chi combatterà la terza guerra mondiale del XXI secolo? Dove si combatterà la terza guerra mondiale del XXI secolo? Come si combatterà e o come si potrebbe combattere la terza guerra mondiale del XXI secolo? Quando si combatterà la terza guerra mondiale del XXI secolo? Terza guerra mondiale del XXI secolo esiste o non esiste nel futuro? Terza guerra mondiale del XXI secolo è unica oppure no? Il processo della terza guerra mondiale del XXI secolo è stabile oppure no? Queste sono le domande che in questo podcast con il PDF in Creative Commons, ecco, proverò a relazionarvi sul futuro del XXI secolo. Se avete la pazienza e l'interesse di seguire i vari podcast della playlist Guerra del cambiamento climatico Mediterraneo 2050, proverò a dimostrarvi perché sia ragionevolmente facile e possibile appunto dimostrare che una terza guerra mondiale del XXI secolo esiste nel futuro, che la terza guerra mondiale del XXI secolo però non è unica e la sua dinamica non è stabile. Inoltre la terza guerra mondiale del XXI secolo non è affatto a come la state immaginando adesso. Inoltre la terza guerra mondiale del XXI secolo è molto probabile che detoni inizialmente in una terza guerra mondiale a prima restrizione, poi salti per eventi game changer in una terza guerra mondiale a terza restrizione, ossia nel XXI secolo è la terza guerra mondiale ibridata la dinamica di processo che appare la più probabile. Questo podcast sarete poi introdotti al concetto di nuove guerre puniche di XXI secolo, ossia se avrete la pazienza e la curiosità di ascoltare i podcast sarà assai facile dimostrare che le future guerre puniche 2 esistono nel futuro del XXI secolo. Le future guerre puniche 2 non sono uniche, la loro dinamica dipende dalle condizioni iniziali al contesto nel Mediterraneo. Le nuove guerre puniche del XXI secolo sono però purtroppo ineluttabili, al massimo l'Europa le potrebbe ritardare di 10 anni. Come al solito, se volete espandere il tema di questo podcast, il link lo trovate in descrizione del file di YouTube. Ciao! Alla prossima!